questa l'ho già hanno finita e hanno già messo il miele qui sopra. Questi uguali sono appigiovani. Ecco, metà costruito pure. Ecco la regina. Aspetta. Ecco lì. Questo. Nuovo mari. Rosso è tutto boline, pane di api. Questa è una cera reale che deve nascere una regina, ma è nata quell'altra e fra un po' lo rode, lo ammazza, lo rode in laterale, tutte scorte. Questa è miele opercolato già, il miele fresco che mette, e mancano le ove perché quella è una regina nuova, è tutto il miele, non ci hanno messo larve e ove, non c'è stato su questo della in. Pure questa è piena di miele e polline. Perché la regina è nata e non si è appena fecondata e non ci ha cominciato ancora a deporre le ove. Guarda bello, hanno battuto il pane di api, il polline che hanno portato. Questa è miele già percolato, guarda, sta nascendo adesso, è un maschio, un fugo, in diretta proprio. Aspetta che lo aiutiamo un po'. È un maschio, vai. Eccolo. Poi vedi com'è peloso, pure le api nuove sono così. Ecco, è diventato nonno, hai visto? No, sono calme, sono calme. Ecco la regina. Come scappa quando sente il sole, guarda il pane di pollo che ha messo il polline. Questa è la regina che è nata adesso e se... si marchia. Mettiti giù. Dai, mettiti giù. Eccola. Come scappa. Vi ho scavato voi. Che state a fare qua? Il bianco rappresenta l'anno che è nato, questo anno. L'anno prossimo si cambierà il colore. Okay. Mettiamo un foglio nuovo per dargli spazio per costruire. Spettacolo, la nebbia di miele. Bello veramente. Adesso è a fiorito castagno. Stanno a mettere miele. Oro. Sì. Lì dice dove è la sorsa dei polline. Sì, il balletto, fa nel ballo. Il ballo per orientarsi. Guarda che tutti i colori, che bello hanno messo il polline qui. Sì, è uno spettacolo della natura. Vedete dove è nata quella regina? Sì. Questa è una cella reale.
uscita da qui. Arrosso il coso e uscita. Questa era una cella reale, da qua è nata questa regina. Vedi, quando diventa marrone è pronta. Ma non è che adesso sciama e se ne va con portandosi dietro? No, perché non c'è altra regina. Se ci stava un'altra sì. Vabbè, ma se ne vanno sempre qua vicino, la prendiamo, la mettiamo dentro un'altra casetta. Come abbiamo fatto con quella? Sì. Questa è nata un'altra. O troviamo, se no loro si ammazzano una con l'altra. Beh, certo, lei comanda solo una. E troppi galli nello stesso pollaio non ci possono stare. Un nuovo foglio. Adesso l'arnia è completa. Completa. 10 telaini. Appena costruisce tutto, finisce questa da costruire col favo. Sì. Se mette il mellario. Perciò a 18 quando io torno, se mette il mellario per il miele. Escludi regina, che la regina non salta sopra. Sì. Non è che si arrabbiano, no? No. Si deve far così un po', loro capiscono che. Che se devono spostare. Si sposta. Ok. Sì. Con questa costruiscono prima i telaini, non si mangiano le risorse. Forse è tutto zucchero? Guarda come non ci pensano neanche a pungerti. Sì, sì. Ma vanno subito là a mangiare, a tirarti. Stanno leccando subito. Queste che ci ruotano intorno non sono le api guerriere, sono quelle da miele. Quale? Quelle che ci stanno girando. Sì, adesso. Sì, no, queste sono le bottatrici che stanno già in giro, che sentono l'odore pure del nutrimento. Dove è cresciuta la regina. Questo è il nido della regina. Vedi, non sono arrivato un tempo, a loro gli servivano spazio e hanno già provveduto a costruire testa loro. Guarda che spettacolo, tutta cera nuova. Non perdono tempo, eh? No, se non dai questa, se no mi devi da spazio a tempo. E ho messo sta caccioletta. Questa è tutta piena, tutta pronta. C'è qui in mezzo, si vede pure qualche larva. Miele sopra percolato, il nettare nuovo e il polline. Pieno di scorte, questo lo mettiamo prima. Gli diamo subito un foglio nuovo, loro mangiano da là e costruiscono vicino. Così non fanno quel lavoro. Non dobbiamo completarsi 10. Così pure le api giovani si sfogano le ghiandole di cera. Ecco, questa è covata o percolata. Più marrone è, più prossima da uscire. E qui si vedono le larve. Le larve in pappa reale. Questa è polline e qui all'angolo è la miele o percolata. Guarda come hanno messo battuto questo pane di api, il polline. Questa nasce fra 2-3 giorni. È pronta, vedi?
questa ancora più pronta. Questa di domani cominciano già a roderlo. Per uscire, vediamo se c'è qualcuna che nasce. Questi per le ape operai. Bello, bella proprio. Allora, guardalo come è venuta carica, i sacchi dei piedi pieni di polline. Questa è covata, diciamo, o percolata, ma ancora devi aspettare che si scurisce per nascere. Questa gli manca quasi una settimana. Sta regina batte bene, cioè mette ogni uovo non in cellula, qua dove passano i figli, vedi che lascia. Il resto è tutto completo. Tutto al completo, pure da sta parte. Ecco le apine carichi di polline, cercano a depositarlo. Ok. Mi prendi pure. Ok, vediamo re regina, voglio vederti. Guarda che spettacolo di polline hanno messo. Questo è tutto polline castano. Castagno. Qui sono già nate, hanno già messo le ove e larve, papa reale, miele già ho percolato perché è in più, quando è in più non ce la vanno a mangiare, mettono proprio il tappo, guarda che spettacolo. Ce l'ho pure un Nikon, però è quello più evoluto, insomma fa filmati pure HD. Guardale come stanno le case, stanno a mangiare la risorsa ogni appena trovano una. Come si mettono a filo, come i soldati. Guarda, questa tutta larva è a metà crescita, di 7-10 giorni. La regina ancora non si vede qui. Questa è copata per colata, quando mi hanno portato, hanno fatto la corona dei miele così, tipo semiluna, parte da qua fino a lì. Questa è forte la famiglia. Questa è la regina. Tutte ove e larve, in tutti i stadi, da un giorno, dall'uovo fresco, poi quella che luccida che si vede dentro è papa reale. Qui sono più grandi le larve, qui ancora e qui sono appena nate dall'uovo, con questa cella qui, questa parte è tutto ove, uovo fresco, è un giorno. La regina dovrebbe sta qui. No, su quell'altro non lo vedo, guarda tutto il larvare. Guarda le prigne piene di polline come vengono pure sulle ali, sul corpo lo stanno metti qui. Questa è una buona regina perché così devono fare miele, polline e tutto il nido, larve. Sui pareti laterali eccola, è una regina di questo anno, marcata bianca, che sta a cercare spazio, ha messo tutte le ove, guarda tutta questa parte, guardi dentro la cella ci sono le ove fresche fresche proprio deposte adesso, guardalo come se sta a mettere. Aspetta, vediamo se infila il culetto, guarda, cerca una cella vuota e infila l'uovo. Fela. Sì, scende col culo e lo fila là.
è quasi tutto pieno, per questo gli do spazio di fogli nuovi. Eccola, passata, no, non è passata, eccola, vedi, ascolta come lo seguono, quelli 3-4 li fanno intorno. Cerca uno spazio, ma è tutto pieno. Ok. Ma questa si può fare pure una famiglia nuova. Ma... Vuoi pure prendere un morso se vuoi? Come cola, tiè. Attento, non schiaccia troppo. Però questa vedi che è più larga, covata? Sì. Questa è di femmina, di api operai, e quella è di fuco, di covata maschi, maschile. E questa regina, quest'altra. Adesso gli mettiamo il cappelletto. E andiamo avanti. Lo zucchero gnò mettiamo? Mettiamo un po' di zucchero, che se lo meritano. Così costruiscono prima, vanno sulle loro riserve. Sì, 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 sì. Questa sera bevono l'acqua. Questa è piccola la famiglia, è successo qualcosa, vediamo come possiamo rimediare, può essere che non c'è la regina. E la porti tu dietro la regina? Sì, sì, metto una di quelli là. Non sono arrivati a costruire niente. Libero. Libero. N'hanno lavorato, n'hanno lavorato. Niente lavoro. E qua la regina manca. Vediamo, o è una perché... famiglia piccola o... Manca la regina. Hanno messo un pochettino di miele, hanno lavorato un po' su questo. Questa l'hanno finita già. Hanno fatto un maschio. Questa per... Okay. Se manca la regina si vede? Sì, sì, perché non si vedono le ove fresche. Ti accorgi subito. Ma il fumo gnò dai? No, per il momento. Perché di solito quando manca la regina ti accorgi, perché non ci sono larve, non c'è niente, non c'è l'uovo, è tutto miele. E loro vanno avanti, però non c'è la nuova generazione che nasce, per buttare l'alveare avanti. Stesso coso di fungo, sta rode per nasce. Ecco. Sta per nascere. Manca la misa, questa è proprio... No, questo è morto già. Guarda, guarda il nettare nuovo che hanno messo. Sì. Questo è tutto dei castagni. Allora, qui la regina. Finora non c'è. Mi sa che manca proprio. E pochi, so pure pochi api perché non sono nati generazioni nuove. Non ce l'ho. Fresco. Quante regine porti dietro? No, quelli sono 6-7, ma allora c'è 810. Allora una regina ce l'abbiamo. Sì. Possiamo mettere pure quella giovane che abbiamo, sì. Se è nata adesso, vedi, stanno costruendo. Loro portano avanti l'alveare, ma... Ma senza regina. Non c'è, sono 9 generazioni. Poche api. Niente, niente larve, niente covata. Niente qua, niente regina. Le api giovani. Sono pure un po' arrabbiate. Sì. No, ma sono più aggressive perché gli manca la regina quando... Sì, non c'hanno chi le comanda.
ecco, hanno costruito, sì. Hanno messo subito il miele perché non c'è la regina per mettere sì. le ove. E allora dai, diamogliela sta regina. Sì, ok. Prendiamo la regina, va. Così stanno più tranquille. Un regno senza no. regina non serve. Sopra un po' che si difende, un po' di feromone, difonde. Così si calmano. E questo è il telaino più importante. Tutta covata maschile. Tutto maschile, niente femminile. Meno male che io faccio le riprese e le api vengono tutte addosso loro, a te. Loro hanno visto che manca la regina e hanno trovato già un ovo. E questa l'hanno riempita di pappa reale. Ma senza regina? No, mezzo c'è una larva. Ah, però ancora deve nascere la regina. Ecco, la larva che ho vedi, sì. questa diventerà una regina perché è sommersa di pappa reale. Ho vedi. Sì. Allora ci hanno pensato a crearsela la regina. Questa è la miglior sostanza del mondo. Sì. Sì. La famiglia orfana e loro hanno trovato un ovo fino a 4 giorni. Ecco, punto pure. T'hanno punto? Sì, ecco l'acqua qui. Ok. Vabbè, ma tu sei vaccinato. Sono contro vaccinato. Le punture. Ecco. Resto scorte, poline e tutta covata maschile. Se vedi questa più alta. Sì. Invece, vedi. Un'altra cella, c'è il modo per fare, hanno trovato, però così dura di più. Noi non aspettiamo e diamo subito la regina. E sì, è meglio, così stanno calme. Stanno calme e va subito a devorare. E comincia a produrre uova. Eccola, guarda come la cercano la regina, guarda. La vogliono. Cercano da liberarlo. La vogliono. Si apre la gabbia. Si mette, si tira il coperchio e la regina va da sola giù. È uscita? Sì, sì, è andato giù tra i telaini. Eccola là, sì. Eccola qui. Allora, meno male, così sono contente, va. Anche loro hanno l'ape regina. Ma la regina è contenta di stare con loro? Perché comincia a comandarli tra i feromoni. Ah, ecco. Gli diamo un po' di cibo, va. A costruire. Così si calmano di più. Pensano. Sono più tranquille, va. A mangiare. Sì. E accettano più facilmente la regina. Sì. Okay. Chiudiamo pure questo. Anche se loro già avevano pensato a crearsela una regina, Sì. Hanno trovato la larva sotto 4 mesi. Sotto 4 giorni. Essere una larva appena uscita dall'ovo. E allora quella larva quando cresce andrà via, sciamerà, porterà dietro un po'. Adesso ci pensa lei. L'ammazza. Rode sui laterali e non nasce. Ah, non sarà nasce. Fredda e non nasce. Ho capito. Niente, due regine non possono stare. Abbiamo fatto questi 4, no?